freddo. Insomma, è tornata la giornata, sei sì, devo dire fare. Assolutamente non posso fare. La non riparabilità. Ce l'hai qui? Ma ti aspettavamo da una parte. Vi ho fregati, vi ho fregati. Ciao, Ale. Come stai? Sì, abbastanza. No, ho ufficio stampa, sono spocchioso. Quindi la facciamo sopra della Lombardia. Inoltre, come accennavo, dal 2020 la società ha messo la propria esperienza a disposizione di Regione Lombardia anche per realizzare... Grazie, senatore. Più tardi del ministro, va bene. Ebbene, vi ricordo che UB, meglio conosciuta come Treviglio Bergamo, proprio in questa provincia tra l'altro, nonché le nuove opere legate alle Olimpiadi. Ma io non devo aggiungere molto, anche perché prima di tutto ringrazio tutta la popolazione che evidentemente sta dimostrando che questa è la procedura d'appalto. L'impresa Milesi ha concretamente realizzato i lavori con efficienza e puntualità, tutto in poco più di 2 anni. Del benessere di una singola comunità, in balia di un costante traffico che la paralizzava e che spezzava letteralmente in due il suo territorio. Non abita proprio tanto lontano anche lui dalle parti di Verdello, insomma ci si è buttati tutti convintamente e con l'obiettivo di finirla il più in fretta possibile, tant'è che oggi appunto siamo qua con 40 e più giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma da queste opere, nel mio caso ovviamente delle infrastrutture, e quindi talvolta rendono ancora più complessa una cosa che è già complessa di suo. Nel CIP dove sbloccheremo 4 miliardi e mezzo del MIT di Matteo Salvini, 9 miliardi e 4 per l'agricoltura, soldi legati alla PAC, quella chiaramente economia, e quindi oggi bisogna raggiungere al meglio con nuove infrastrutture quelle realtà. Vedete, io oggi sono al CIPE, come giustamente Gian Antonio ricordava. Finire in anticipo con il caro materiali, con il caro energia, con il caro materie prime, con tutto quello che c'è in giro, non è facile. Quindi io prendo lo spunto, il modello vincente è questo. In un momento di difficoltà economica per tante, con la guerra e con il Covid ancora dietro l'angolo, unirsi. Unire le forze. Fermi, gentilmente, grazie. Guardate in mezzo, non gli altri, grazie. Due inaugurazioni in una non ti capiterà questa volta, eh? Complimenti. La prima del grazie ancora. Basta. Dai. E di qua in media tra Milesi e Sergio. Ale, 1, 2, 3. Un applauso. Ale. Restituiamo la forbice. Eccola qua. Preziosa forbice. Qua, grazie.